Frattura multiple? Giornata fortunata. Mi chiamo Fleck Pfizer. Nessun caso è troppo piccolo, nessuna parcella è troppo alta. Se qualche arto dovesse cadere, speditemelo per posta. Può solo rafforzare la nostra posizione. Roland Fleck Pfizer, questo è il suo giorno fortunato. È morto. Allora non ne ha bisogno, non spreco i miei bigliettini da visita. Scusate, signori, cosa ci fate qui? Ah, beh, siamo qui per vedere la signora Lillian Hogan. Mi dispiace, ma non è possibile, è in un piano riservato. L'ingresso è permesso solo a medici e paramedici. Salve, Ed Breckerman, addetto alla sicurezza. C'è una Mercedes in fiamme nel parcheggio riservato ai dottori. Quando riprenderà conoscenza la signora Oglethorpe? È sotto sedativo, dovrà chiederlo al dottore. Ha chiamato? Finalmente! Chi non c'è nessuno? Qui nemmeno? Senti, non dobbiamo aspettare. Questa è una donna molto importante. Spero che sappiate il fatto vostro. Gioia, lo speriamo anche noi. Voglio solo assicurarla che siamo dottori da molti, molti piani ormai. Lei non è il dottore che ho visto prima. Si è beccato un rincitrullismentum, lo sostituiamo noi. È priva di sensi da quando è arrivata? Sì. Perciò non è stata in grado di leggere niente, giusto? Certo che no. Bene, perché ciò comporterebbe gravi complicazioni. Non necessariamente per lei, ma tuttavia delle complicazioni. Si sta riprendendo, dottore. Eccole le complicazioni. Ha perso i sensi, dottore. La crisi è passata. Questo è assurdo. Nessuno sarebbe mettere in dubbio le sue parole. Si dia inizio ai giochi, è il primo campionato di vasectomia annuale. Ma che succede qui? Un dottore felice è un buon dottore. Sì, ma cos'è questa storia? È sicuro di essere un dottore? Si è rotto le palle, deve far male. Beh, almeno spero di sì. Dobbiamo eseguire alcuni esami. Tavolo singolo, prego. Trasporto a terra offerto dal servizio sanitario statale. Ecco qui, lei dice etere e io dico catetere. Prego, procedete pure, voglio solo dare un'occhiata alla signora Oglethorpe. Bene, dottore. Dottore? Sì, dottore. Dottore? Dottore? Ah, come sospettavo, dobbiamo eseguire una rettomologia per dritto. Mondi, è un'epidemia, giù i pantaloni! No, tu, il paziente! Ah. Credevo foste cardiologi. È tutto collegato, entriamo dal retto e ci dirigiamo verso nord. Visto che strumenti lunghi che abbiamo? Lastre per il dottor Blaze. Le prendo io, mi occupo di distribuzione lastre. Vedo che lo stesso vale per te. Una volta lavoravo alla Las Vegas Hospital. Sicurezza, portarsi alla 1404. Per me, solo una. Io sto bene così. Guardate e piangete, tre cuori. Solo una coppia di reni. Dottore, la sua diagnosi. Difficile a dirsi dal negativo. Ha il fegato. A me sembra più osso buco. Questa cos'è, dottore? Un'ostruzione alla quarta lombare. Sì, un ingorgo all'intestino inferiore. Il mio consiglio è di evitare l'intestino e pianificare un percorso alternativo. Svoltiamo a sinistra la prima arteria principale e ci mettiamo sulla quinta lombare direzione sud. Aggiornamenti scheletrali ogni 60 minuti. E ora per un ketchup completo. Deve essere qui da qualche parte. L'operazione è stata un successo! 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 Dottori, qui abbiamo finito. Arrestate quegli uomini. A lui. Io prendo quello magro. Vieni qua. Fermi tutti. Vieni. Fermo. Prendilo. Allora eravate voi, dottori. No, noi non siamo loro, siamo qualcun altro. I tre che state cercando sono i nostri gemelli. E non ci vedrete mai insieme perché amiamo la stessa donna. Prossimamente nei migliori cinema. Roland, sì? Che ci fai qui? È un'ottima domanda. Che ci faccio qui? Stai impersonando un dottore, tormentando un paziente, alterando cartelle cliniche, distruggendo proprietà dell'ospedale. E non dimenticare Alan che ha dato un pugno a volare. Si può sapere da che parte stai? E rubando proprietà private. Potrebbe succedere a chiunque. È colpa della società. C'è troppa violenza nei film. È dovuto all'ambiente. Stavamo eseguendo ordini. Sono i giapponesi, stanno comprando tutto. Dimentichiamo qualcosa? Posso averne un paio di copie per me? I capelli stanno bene. Svuota le tasche. Può farne solo una. Pronto, diretta sport? Sì, ciao, sono Rocco, sono in onda. Mm.
E d'accordo. Ti attento, per favore. Sa chi è quest'uomo? Quest'uomo è Jackson Pollard Jr., figlio di Roy Lichtenstein. Fra qualche anno questo potrebbe valere milioni.